Grande accoglienza anche in Campania per la formazione juniores del Canicattì Calcio. I ragazzi allenati da mister Luigi Giordano oggi pomeriggio affronteranno a Napoli il San Giorgio per la gara valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato nazionale di categoria. Ieri, durante la seduta di allenamento di rifinitura, la squadra ha ricevuto la visita di Enzo Tammaro, compagno di squadra del mister Luigi Giordano ai tempi del Giarri di Ventura, che ha presentato l'ex giocatore del Napoli e della Lazio, Ciro Muro, compagno di squadra di Diego Armando Maradona nel Napoli, che ha vinto lo scudetto nella stagione sportiva 1987-1988. Sì, salve a tutti, siamo carichi, ieri abbiamo fatto la rifinitura dove ci sono venuto a trovare dei miei ex compagni che hanno portato pure a Ciro Muro, ex Napoli di Maradona, dove ha vinto lo scudetto, che ci ha fatto dei complimenti. Niente, l'ambiente è molto carico, ci siamo allenati bene. E già siamo pronti a questa sfida di oggi che è molto decisiva e importante per noi. Quindi siamo tutti bene, non ci sono nessuno infortunato e possiamo dire che ci hanno accolto in maniera degna come si fa nello sport. Quindi non c'è preoccupazione, non c'è nulla, siamo qua per fare una partita di calcio e già questo è quanto dire. Ecco, naturalmente oggi sarà una partita importante, è chiaro che l'obiettivo del Canicattì sarà quello di passare il turno, ma in ogni caso c'è una grande soddisfazione per essere arrivati fino a questo punto. Sì, già la soddisfazione è tanta, però non vogliamo avere il rammarico dietro di dover uscire malamente, quindi noi oggi faremo la nostra partita per passare il turno e andare in semifinale e metteremo tutti i mezzi per farlo, anche perché abbiamo le possibilità per farlo, quando abbiamo una bella squadra e ci siamo preparati ad oggi bene, quindi il nostro dovere oggi principalmente è passare il turno. Quindi andremo lì a viso aperto, senza timori reverenziali, e quindi faremo la nostra partita. Ciro Muro, profondo conoscitore di calcio e talent scout di giovani calciatori, fra i quali un certo Insigne, ha assistito all'allenamento di rifinitura della squadra ed ha fatto i complimenti al mister e ai ragazzi del Canicattì. Ciro Muro è ancora oggi molto conosciuto nell'ambiente calcistico campano e non solo, ed oggi a San Giorgio a Cremano assisterà alla partita. Ottima accoglienza, devo dire, nell'ambiente campano è molto cordiale, ci hanno ospitato subito bene. E l'hotel che ci ospita ci ha messo a disposizione anche un campo da gioco dove abbiamo potuto fare un allenamento di rifinitura ieri pomeriggio, e un allenamento dove i ragazzi hanno preso confidenza con il terreno di gioco in erba sintetica, che sarà lo stesso tipo di terreno dove oggi giocheremo la partita di ritorno contro il San Giorgio. Abbiamo avuto anche la visita, diciamo così, la possibilità di conoscere Ciro Muro, il ex giocatore del Napoli che ha vinto lo scudetto nell'88 con Diego Armando Maradona, che ha apprezzato molto il lavoro dei ragazzi e che ci ha fatto un grosso in bocca al lupo per la partita di oggi. Come stanno i ragazzi? Tutti disponibili? Qual è, insomma, il clima che si respira all'interno dello spogliatoio di Mister Giordano? I ragazzi stanno bene, è un clima molto positivo perché siamo consapevoli della forza di questa squadra, una squadra che se gioca in un campo in terra sintetica esprime al meglio le proprie qualità tecniche che ha, che tutti i giocatori hanno, e soprattutto i giocatori sono consapevoli di poter fare una grossa partita oggi e di poter ottenere la qualificazione. Qualificazione che, ricordiamo, insomma, passa attraverso una vittoria e comunque senza prendere reti. Diciamo che noi abbiamo due risultati utili su tre, perché avendo, diciamo, vinto la partita di andata per 2-1 possiamo pareggiare o comunque vincere. Ma noi non guarderemo molto al risultato, quello che è importante è scendere subito in campo e, diciamo, far capire all'avversario che vogliamo fare il nostro gioco, vogliamo imporre il gioco della squadra, che è la qualità migliore che questa squadra ha. Quindi non faremo barricate, non cercheremo di difenderci, ma cercheremo di giocare la partita nel migliore dei modi, in base propositiva. Tutti disponibili i giocatori? C'è qualche squalificato o infortunato? No, allora sono tutti disponibili,
C'è qualche acciacco, però sono acciacchi che andremo a smaltire prima della partita, quindi diciamo che i ragazzi sono tutti disponibili.